Ilary Blasi sorpresa al GF, i figli in studio, Totti resta in disparte. Colpo di scena al Grande Fratello VIP, in studio una sorpresa per Ilary Blasi. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP, tanti colpi di scena riservati ai concorrenti rimasti. Prima dell'annuncio dei finalisti, però, gli autori hanno pensato bene di fare una sorpresa alla padrona di casa. In studio sono stati fatti entrare i figli di Ilary Blasi. Chanel, Christian e Isabel, sul palco sono arrivati per fare i complimenti alla mamma. La regia ha anche inquadrato diverse volte Francesco Totti, presente in studio insieme ai bambini. Nonostante le insistenze di Alfonso Signorini, però, Francesco ha voluto lasciare la scena alla moglie, evitando dunque di salire direttamente sul palco del Grande Fratello VIP. Al Grande Fratello VIP una lettera con dedica per Ilary Blasi. Chanel, Christian e Isabel hanno consegnato alla mamma una lettera con una dedica speciale. All'interno della busta, invece dei nomi dei concorrenti eliminati dal gioco, un messaggio: "Mamma, la vincitrice sei tu". Parole piene d'affetto che hanno lasciato di stucco la stessa Ilary. La conduttrice infatti, una volta passato il momento, si è sentita in dovere di ringraziare gli autori e tutto lo staff per la bella sorpresa. Salutati poi i suoi figli, la stessa ha ripreso la conduzione, carica e decisa come tutti lunedì. Grande Fratello VIP, chi vincerà questa seconda edizione? A vincere la prima nomination stasera è stato Luca Onestini che, in questo modo, si è guadagnato un posto tra i finalisti del reality. Giulia Dell'Ellis e Daniele Bossari sono invece tra i favoritissimi di questa edizione, anche se nessuno esclude un possibile colpo di scena dell'ultimo minuto. Alfonso Signorini in persona, per esempio, una settimana fa si era espresso in favore di Ivana, la modella ceca amatissima in Italia e all'estero. Certo è che al Grande Fratello VIP, quest'anno, a vincere è stata soprattutto la trasmissione con il suo record di ascolti e il numero di condivisioni social.